magic spell you cast. This is love, young Rosa. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love, young Rosa. Inaugurale per me. In realtà quello che volevo dirvi innanzitutto è grazie per stare qui. No, grazie, grazie a te. Te. Mia moglie ha iscritto. Mia moglie ha iscritto. Perché questo è un momento particolare. Ma d'altronde è il primo di tanti momenti. No, ma quello che voi avete avuto modo di vedere e che ho scoperto pure io con moltissima curiosità è che succedono a volte cose strane che ti portano a estraniarti dal tuo corpo e vederlo agire. È quello che accade sempre a me quando faccio certe cose, perché se decidessi un giorno, come mi è capitato ultimamente, di dire mo faccio questo, non riesco a fare nulla. Testimoni, eccolo là. Contavo di fare una scultura di un Laoconte, mi è venuto un rannicchiello così. Ero ospite 15 giorni fa per fare bella figura di scultura. Mi venne la febbre. Dice, tipo, che figura che hai già fatto con questi canni? Chiamata a Napoli lo scultore. Tornai la mattina dopo, non c'ero più io, era arrivato l'altro con tutta tranquillità e sfornò il Laoconte, la ragazza Calampiso uscita dalle rocce, la ragazza Calampiso, cinque sculture in cinque giorni. Questo per dirvi che in sostanza è un fatto che non mi appartiene. Lo tengo, lo sopporto, e che già fa? Come io per esempio sono sopportato da mia moglie, io sopporto questo personaggio. In ogni caso è un momento particolare perché per me questo rappresenta il battesimo di questo nuovo evento. Ecco. Ho finalmente, come dire, aperto le porte e sto guardando fuori. Quando a un certo punto quello che doveva accadere già da un anno non è accaduto, me lo sono visto scoppiare tra le mani in un mese, ho detto, ma sarà sembristica, avrà conosciuto altre persone, perché io personalmente non ho conosciuto nessuno. In ogni caso, questa ragazza qua che vedete la prima è quella che praticamente rappresenta la mia ispiratrice, se posso dire di me, dell'altro non lo so, ma di me è la mia ispiratrice. Abbiamo fatto insieme il mosaico nel nostro palazzo dove abitiamo e da lì poi è partito il mosaico del Giardino Incantato che sicuramente se voi conoscete e dal quale poi ho avuto l'influsso per iniziare questa avventura nel agosto 2010. Serena vuole dirvi qualcosa a posto mio. Io ho notato come fanno le inaugurazioni gli altri artisti. Fanno venire una caterva di titolati. Io ce l'ho qua, lei dottoressa, ce l'ho pure io un titolato. Vai. Allora, io come dicevo sono una delle fans più sfegatate di Zotoni, che è la nipote sicuramente, e io ho il privilegio di assistere quasi quotidianamente alla magia che accade quotidianamente nel laboratorio. Cioè io arrivo col motorino, ho fatto tardi sicuramente, vado sempre di fretta,
però quei 2-3 minuti per affacciarmi e vedere insomma quale creatura sta nascendo la devo sempre dedicare. Infatti è la madrina di tutte le opere. A poco alla volta le ho viste tutte in itinere mentre le facevo, e quello che stupisce di più è come da elementi naturali molto semplici, come per esempio un sasso, possano uscire grazie al genio artistico insomma di Zio Toni delle grandi opere, sempre insomma, dell'altro sempre, non di quello da Zio Toni quotidiano, però c'è un grande artista comunque qui davanti a noi. Io ne sono assolutamente convinta. Comunque lo dichiariamo apertamente, ci vogliamo bene. L'altro sì, quel metalmeccanico. Ma infatti quello che io voglio sottolineare è che secondo me non esiste nessun titolo accademico che possa comunque equiparare la bravura e tu adesso, l'estro, il genio. Tu adesso, per rendermi onore di quello che hai detto, dovresti sottolinearlo con la brochure. Eccola qui. La brochure, la chiamiamo brochure. Che è la mia migliore amica. Io sono la brochure. Questo è quello che voi porterete adesso andando via da questo posto, che è una fonte battesimale. Sono due righe per descrivere l'estro artistico di Antonio. Dunque, ha da sempre cercato emozioni nella materia dalla quale l'uomo proviene e che attraverso la scintilla del creatore prende consapevolezza della vita, generando a sua volta nuove emozioni sulla sua stessa origine. Le sue opere scenografiche, realizzate in tantissimi anni presso lo stabilimento Alfamo Romeo di Fumigliano, che è l'altro il hanno dato vita a progetti unici ed originalissimi legati al presepe, quale scenografia con scultore in polistirolo nell'87, scenografia con tappili d'acqua nell'88, scenografia con bottiglie di vetro nel 1989, scenografia con ambienti tipo Cinecittà nel 90, scenografia in alfa 33 gigante lunga 33 metri nel 91, scenografia con sculture giganti in lamicra nel 1992. La miera. Per scritto piccolissimo. Perdonatemi. Ogni volta lo scenario del mondo è stato il luogo di partenza, dal quale ha attinto la chiave di lettura per il turbinio delle sue idee, un ribollire di emozioni in uno spazio metafisico dove l'utilizzo di sempre nuove materie gli ha permesso di fermare, come un'istantanea fotografica, le sue emozioni, contemplando attraverso la bellezza della materia stessa l'opera divina in essa contenuta. La creativa evoluzione ha condotto l'artista ad esprimersi attraverso le pietre vivono. Un tema che rientra nella logica interpretativa dell'artista, che sublimato ancora una volta della poliedrica fantasia del suo personaggio interiore, come si citava prima, esprime in una nuova veste emozionale ciò che nella natura riesce a leggere, l'amore e la passione per l'arte. Allora, proprio per significare questo momento, che è un momento fatto di pietre, quale forma migliore è per trasmettervi l'emozione che sta in me quando faccio queste cose nel farvi assaggiare le pietre di cioccolato? Oh, che si mangiano! Siamo alla fase. E poi brinderemo con vino nero della Sicilia, in onore di Calampizzo, dove è nata la mia scultura. Sei grande, Toni! E per forza, ci vuole. La mia Venera manda, io lo so. Feedback, commenti? Non è che lo prendo perché non lo voglio. Stiamo assaggiando l'arte di tuo padre. Lilia, io sono signora Lilia, commenti, feedback, qualcosa? È un'emozione continua. Questo personaggio vi ha sempre stupito, siete sempre innamorati di questo personaggio. Sono i luoghi che mi appartengono. Senti, ci sono... Dove siete stata prima? Senti, ci sono due vasi che mi interessano. Sì? La vostra casa è già zeppa di queste cose. No, ma quelli sono... Ne avete da vendere a casa vostra? Guarda, quelli sono particolari, fagli una fotografia. Guarda. Ah, ma chi lo so? Dove sta a fare la prima? Sono di Luigi XV. Sì, non ho visto che qualcuno sta poi così contento. Forse... No. Era Busciò.
saranno messi bene. Senti Tony, ma vendiamo qualche statua? Allora, ma c'è una cosa che non era mia. No, aspettate, faccio una prova. È vino. Si è preparato in un modo senza botto. Senza botto. Sì, ha scivolato sulla bottiglia, quindi non è umidissimo. Non è più sicuro. Perciò è scivolato. Quel tappo di semi plastica. Sono guagiuno, per piacere, vuoi fare tu? No, va dentro. Sono un po' questi. Ormai è fatto qua. Quando vuoi è fatto giù. E devi faticare tutto. Anche questo. Ah, l'ha fatto un po'. Okay. A voi tutti, grazie. No, mi raccomando. Parlo prima con la signora. Tieni. La signora. Che vini hai? La signora Esposito, amministratrice. Amministratrice e ministratrice. Che volo del bicchiere che pieno. Su? E dove è? Aiutami ad aprire l'altra bottiglia, ragazzi. Intanto fai quello che devi fare. Chi è? Glielo passo alla relatrice. Relatrice. Complimenti, relatrice. La rimera. Io devo bere il vino col cioccolato fondente. Perfetto. Fa fashion. Fashion, molto fashion. Mi piace. Mi piace la relatrice. Ecco. Allora, se... Alla prima? Time.